Ciao a tutti, Gooch, ben ritrovati nella vostra Antelicron su Pokémon Ultrasole. Come dissi nello scorso episodio, oggi farò tutto quanto il percorso 11, mi sembra sia quello praticamente che ci porta nel deserto. Però ieri, giocando un po' per conto mio, cioè perché volevo trovare un po' di strumenti che avevo lasciato indietro, sono entrato al giardino di Mali e c'è il ponte Pepita con gli allenatori da sfidare. Inoltre c'è un'altra piccola parte di gioco che non ho ancora fatto, ovvero quella dello smaltimento dei rifiuti, per non dire discarica, quindi in realtà sì, è discarica, quindi facciamo il ponte Pepita, la discarica e poi andiamo tutto quanto il percorso 11, mi sembra, o quello che è comunque sia. Questo è ponte Pepita, se riuscirai a battere 5 allenatori sul ponte vincerai un premio favoloso. Pensi di essere all'altezza? Sì, ho anche allenato giusto di un paio di livelli, ma anche Slyla. E niente, solo loro due per portarli al 36 a pari con Zagro. Volevo portarli al 37 ma non mi andava. Ho detto vabbè, tanto domani devo fare il livello con il ponte Pepita e la discarica, ci arriveranno lì. Quindi io parto con Slyla se la giovane speranza è buona. Nel senso, la giovane speranza deve essere, deve avere un Pokémon che non ha modo di contrastarmi, o meglio di non farmi super efficace contro il tipo roccia di Slyla. Un Caterpie, ok. Va bene, Caterpie non è che può crearmi problemi, assolutamente. A fare lotta, facciamo un Rogodenti che potrebbe missare ma non missa, grande. Ottimo. Un Caterpie a livello 30 non è da sottovalutare per i punti che dà. 191. Oh mio Dio, non ho retto dei conti di esperienza, vabbè. Questa lotta andrà così. Sì, perché quando alleno per conto mio con i Pokémon che trovo in mezzo all'erba, preferisco disattivare e condividere esperienza. Perché comunque si hanno... diminuendo i punti che tu ricevi, praticamente il conto di esperienza che fa ti dà parte dei punti e il resto lo distribuisce a tutti quanti gli altri. Va bene, però se devi allenare un Pokémon, devi farlo arrivare tipo 2-3 livelli sopra, insomma, inizia a essere un po' pesante la cosa. Devi affrontare molti più Pokémon per riuscire a livellarne uno. Sono la numero 2 in guardia, ok, in guardia anche a te. Dovrebbe essere un gioco da ragazzi sconfiggere almeno i primi 4, poi dopo il quinto dovrebbe avere un Pokémon un pochino più forte. Mi sembra che per ora siano gli stessi Pokémon, gli stessi che si incontrano su rosso, verde, blu, giallo, rosso fuoco e verde foglia. Tutti quanti li dico, così almeno ci azzecco. Un po' mi dispiace. Ha un Nidoran femmina. La continuo a lottare. Ho visto che la mossa pietrataglio però si trova a Pony Pony. Quindi o arrivo prima a 48 o arrivo prima a Pony Pony. Bisogna vedere quale dei due riesco a fare prima. Allora, la cosa è una: o faccio colpo e mi avvelena. Ti prego no. Eccolo. Come ci azzecco? Perché colpo è una mossa che è fisica ma fa anche contatto. Non è come il Rocciotomba che è fisica ma non dà contatto. Quindi era ovvio che mi avvelenasse Slyla. Ovvio. Io che ci speravo pure. Vabbè, curiamola con un antidoto, vediamo un po'. Secondo la mia memoria non dovrei avere problemi con Pizza Pie ad affrontare quest'altro allenatore e anche l'altra ragazza lassù. Sono il numero 3, sarà dura per te. Beh, iniziamo con un Rattata, neanche Alola. Voglio proprio tenerla originale più possibile, Ponte Pepita. E va di Super Zanna che mi dimezza i punti salute. Super Zanna è per questo che mi dà fastidio. Perché non è che fa tanto danno, però se hai tanti punti salute e te li vuoi tenere, no, Super Zanna te li dimezza. E questa che è una seccatura. Ok, Zubat è volante coleo, è volante veleno, quindi o vado di psicoraggio che gli fa un danno super efficace, anche se l'attacco speciale, voglio dire, non è una mossa da stab da parte mia, però oh, pare che funziona, finché funziona va bene tutto. E il prossimo Ekans, anche lui è uno psicoraggio che... L'Ekans in difesa speciale, o meglio, Ekans e Arbok non sono malvagi, però vanno giù abbastanza facilmente. Vedi? Vedi? Anche in punti salute sono buoni loro,
blocca, che fa? Oh, Polverabbia fa pena, Polverabbia. A meno che non è un Pokémon coleottero che è super... Ah, tipo Shackle! Se può imparare Polverabbia a Shackle. Andiamo un po', vorrei mettere qualcun altro. Voglio mettere Sacco davanti. Anche se vorrei portare lì Pop al 40, veramente. Non so se andrà a finire che lo alleno con Pokémon selvatici. Poi comunque sia, ho visto che ho delle bacche che riducono le statistiche. Praticamente l'ho scoperte da Rubino e Zaffiro che c'erano queste bacche che aumentavano l'amicizia ma diminuivano un po' di punti nella statistica che a caso. Cioè per esempio c'era la bacca che diminuiva l'attacco, un'altra che diminuiva la difesa, un'altra la difesa speciale e così via. E ho visto che ce l'ho anche in questo gioco, le ho piantate, le sto facendo fare altre bacche in modo da quando arrivo alla Lega di levare un po' di punti alle statistiche che non mi piacciono e assegnarle in quelle che mi piacciono, tipo l'attacco e la difesa per esempio. Tipo Sacro ha sicuramente qualche punto in punti salute, qualche AV in punti salute, attacco speciale e difesa speciale che non serve a nulla. Quindi sicuramente quelli dell'attacco speciale glieli tolgo e glieli vado a usarlo poi con i selvatici per i punti attacco prima della Lega, perché comunque sia ragazzi, sennò non si può andare avanti con i Pokémon comunque sia che non hanno punti necessari in una certa statistica. È anche più facile poi vincere man mano che si va avanti col gioco. Ok, l'ho sconfitto tutti quanti, quindi questo ora mi darà la ricompensa. Congratulazioni, hai battuto i nostri 5 allenatori, hai vinto un premio favoloso. E a maggior ragione questo mi chiede di unirmi al Team Rocket, dato che in questo gioco torna. A proposito, che dici di unirti al Team Rocket? Siamo una banda che sfrutta i Pokémon per scopi malvagi. Vuoi diventare dei nostri? Non ti va? Dai, sta con noi! Ti dico di unirti a noi! Bene, sarò più convincente. Ti farò un'offerta che non puoi rifiutare. Sì, praticamente lui, da quando era su Rosso e Verde 20 anni fa, oramai è veterano, è cresciuto, è invecchiato. Però devo dire che è invecchiato bene, c'ha la barbetta, insomma. Sembra Igoraptor che ha 20 anni in più. Però va bene. Se li porta bene, dai. Li roccheggia. Ottimo. E un Ekans è andato. Ora chi c'hai? Vediamo un po'. Uno Zubat. Zubat è molto semplice da mandare KO, dai. Neanche mi ci spreco. Ma non dovrebbe neanche più lavorare per Team Rocket lui. Con le capacità che hai saresti un capo perfetto per il Team Rocket. Oh, questo è quello che ti direi se Team Rocket non si fosse sciolto anni fa. Non mi hai preso sul serio, vero? Non potrei invitarti davvero in un gruppo che non esiste. Quello dei 5 allenatori da battere è una cosa che facciamo solo per divertimento. A volte mi chiedo cosa starà facendo Giovanni, era il capo del Team Rocket. Come cosa sta facendo? È ovvio, no? Sta riformando il Team Rocket. Bene, ora qua su c'è la strada e ci porta appunto alla discarica. E possiamo affrontare praticamente i netturbini. O quello che sono. C'era anche una specie di mini evento. Sono netturbini e faccio parte delle forze speciali di polizia. Reparto lotta. Ehi, salve baffetto. Nino. Non è che mi aspettassi di trovare chissà quale altro Pokémon oltre a Trubbish, Ma dov'è Grimer? Grimer Alola? Perché so che i Grimer e Alola vanno matti per la spazzatura. La convertono in aria pulita, una cosa del genere. Un altro stemma è dominante, anche per questo era ovvio che io venissi. Qua su c'è uno 50, bene. Oh, ma 50 ce ne vogliono? Ah, pensavo 60. Quindi mi dai Salazzolo ora. O Salazzolo, sì, no. No, tocca di Maru, perché già l'ho preso Marowak. Mok. Ehi, tu vai a giocare un po' dall'altra parte, stiamo lavorando qui. Ehi, ma che modi? Questo ragazzo penserà che gli abitanti di mare sono dei veri burberi. Sarai venuto per vedere cosa facciamo qui, non fa niente di male. Sì, ma... Cioè, volevo dire, presidente, ragazzino, lascia che ti spieghi. In questa struttura ci occupiamo dello smaltimento dei rifiuti di Alola. Lavoriamo in collaborazione con i Pokémon. Noi raccogliamo rifiuti e Grimer e Mach li smaltiscono.
Il Market Presidente ne mangia anche 10 tonnellate in un giorno solo. Sì, ma quanta spazzatura producete? Io e il mio Grammer siamo ancora in prova, diciamo che stiamo facendo il tirocinio. Ehi, un momento, quello non è il centro del giro delle isole? Anch'io l'ho affrontato le prove da bambino, però, beh, erano troppo dure per me e mi sono arreso subito. Senti ragazzino, stavo pensando, Mac sembra aver mangiato un po' troppo. Ti andrebbe di aiutarmi a fargli fare un po' di movimento così digerisce meglio? Volentieri! Oh, grazie mille, cominciamo? Sì, questo era un mini evento che potevi affrontare quando volevi. Non era necessario affrontarlo, però cerco di affrontare tutti. Di fare almeno un 100% sugli allenatori. Anche se me ne manca uno a percorso 5, ma quello lo recupero, tranquilli. Fango bomba, non vedo l'ora che lo impari, Salazzle. Beh, insomma, sarà una vittoria piuttosto veloce. Un po' me l'aspettavo di vincere facile. Ti piace vincere facile? Come pensavo, ci sei proprio fare, ragazzino. Accidenti, che forza, sconfitto il Market Presidente. Non star tenendo con le mani in mano, il prossimo sei tu. Ma il mio Grammer non ce la potrà mai fare. Niente ma, alla minima difficoltà ti arrendi subito come quando eri piccolo durante il tuo giro delle isole. Fatti forza, non sei più un bambino. Vorrei che prendessi in mano l'azienda di famiglia, ma così non è possibile. Papà. E va bene. Non scapperò più, farò del mio meglio. Ok, lottiamo. Diventerò un vero uomo, stai a guardare papà. Cioè, presidente. Moreno, fantallenatore. No, Moreno no, dai. Capace si mette a reppare rim senza senso, no dai. È interessante che i Mac e i Grammer di Alola abbiano veleno denti, perché in effetti questi hanno i denti. È fantastica sta cosa. Bellissimo, questo amplia moltissimo il moveset di un Mac e di un Grammer. Accidenti! Ascolta, mi dispiace, sono proprio un incapace. Sei ufficialmente assunto. Cosa? Papà? Non chiamarmi papà, sono il presidente e ti ho assunto. Anzi, ti nomino presidente. Mi sostituirà la direzione dell'azienda, hai capito bene? Eh? Hai avuto il coraggio di batterti contro questo formidabile allenatore che è riuscito persino a sconfiggere me. Tu e il tuo Grammer vi siete fatti sotto con grande coraggio. Era tanto che volevo dirti così. Sei il mio degno successore. Ah, papà, cioè presidente. Anzi no, ex presidente, grazie, non ti deluderò. Ragazzino, grazie per il tuo aiuto. Scusa se ti ho coinvolto in questa questione. Quando ho visto il tuo ciondolo mi sono detto che era un'occasione da non perdere. Per ringraziarti voglio farti un regalo. È storto, ma può ancora servire. Cucchiaio storto? Torto, senza la S. Con il mio giovane e coraggioso presidente qui sono più tranquillo. La spazzatura di Alola continuerà a essere in buone mani. Certo, ex presidente. Sì, in Giappone i titoli contano molto, quindi... Mio Dio... Mi dica, sono Lenz, come a me non ti dice niente, veramente sì, in effetti il tuo nome mi dice molto, però non sei quello, giusto? Cosa vuoi? Ok, guarda bene quello che faccio e riproduci i miei movimenti. Stop, posa finale, lo stile disinvolto. Ok, quindi allora voglio imparare un nuovo stile di lancio. Voglio cambiare il mio stile di lancio, avanti. Stile disinvolto, beh andiamo col disinvolto, non posso fare nient'altro allora. Buff, chaff, 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 spaff, sbaff, ma che è? Mi ha menato? Beh, questo, tu chi saresti? Ma come chi sarei io? Ma va a fa un bagno. Cioè io volevo solo fare un saluto. Lui chi vuoi, cosa vuoi. Ok, detto questo è una cosa bella per te. Una friendboru. Furendboru. Ok, quello di che. Qui c'è solo una pokeball ma niente stemma del dominante. Nani.
Ecco qua, procediamo. Percorso 11, sì, era un percorso 11, che bello. Ah. Tutto ciò del giro delle isole mi dice che stai facendo il giro delle isole. Fermati un attimo, rimettere in sesto i tuoi Pokémon. Oh, grazie. Buona fortuna. Rotom è un po' giù di morale. Vediamo se vuole fare rot and roll ora che... No, non vuole fare rot and roll, ok. Oh mio Dio, che succede? È un momento buono per fare dei soldi. Pezzettino. Bravo Rotom, grande. Ha sottoposto i miei Pokémon a un allenamento infallibile. Guardi, ammira. Secondo me l'allenamento migliore è l'esperienza diretta. E secondo me anche, così faccio molti soldi. Yeah. Quindi Rotom attiva i poteri del Rot and Roll anche per conto suo. Mi piace. Non so perché, ma colpo mi ha fatto selezionare il mio Pokémon. Non so se colpisce in modo casuale. Boh. Però tanto mo c'è solo Whimsicott, quindi... Sì, penso che colpisca in modo casuale. Brutto colpo, mi sa che mi ha aiutato. Solo questi due e finisce così? Ok, andiamo un po'. Dovrebbero esserci altri 5-6 allenatori almeno qui nelle vicinanze, dico. Più o meno. No, questo sì, però questo bambino sì. Io e Dedenne ne facciamo sul serio. Povero Dedenne, morirà male. Poverino. Mi fa piacere Dedenne perché è troppo carino. Ok, c'è una MT là che voglio andare a prendere. Però c'è un altro allenatore qui? No? Non c'è nessuno? Cioè Rotom ha attivato un effetto senza motivo. Non c'è, devo andare più avanti allora, fino al punto dove c'è la bandierina. Ah, ma c'è... Oh mio Dio. What the? Concedimi la lotta, con piacere. Quello è il suo maestro, ok. Un beware che fa da maestro a un umano. Beh, ci può stare, dai. Vediamo un po' come lancio io la Pokéball, perché mi sembra che la lanci sempre allo stesso modo il personaggio. Ah no! Abbassa il braccio e la lancia tipo boccia. L'effetto boccia è l'effetto più calzante che potevo fare, perché se ne avessi fatto un altro, il mio canale non sarebbe un canale family friendly, quindi... Capitemi. I Pokémon salgono come non ci fosse un domani. È ottimo! Però mi metto lì proprio davanti, metto che devo arrivare a 40 assolutamente. Maestro, perdono! Certo, maestro. Come dice lei, maestro? Non credo alle mie orecchie, il maestro ti riconosce la tua forza e ti ritiene degno di imparare una delle sue mosse. Ti affido un oggetto preziosissimo che racchiude lo spirito del mio maestro. Ah. Tutto questo per una MT. Non so perché, ma è dello scorso episodio che ci sto pensando, meglio, due episodi fa... La host del percorso 10, no, quindi ieri, vabbè, non mi ricordo di preciso, insomma. La host del percorso 10 e 11 mi ricorda tantissimo una host di Rubino e Zaffiro. Non so perché, ma ce l'ho proprio fissa qua nella mente, non riesco a ricordarmi quale percorso, però. Perché comunque sia Rubino e Zaffiro hanno delle host davvero bellissime. Tipo quella di Mentania. Quella di Mentania è una cosa bellissima, la host. Anche in Pokémon Sole e Luna ci sono delle host belle comunque. Però sono quelle che mi sono piaciute di meno di Sole e Luna. Non lo so perché. Però questi allenatori che hanno un solo Pokémon mi danno fastidio. Cioè, metteteci più impegno. Un altro Pokémon. Non dico di averne 5 a livello 30, però dico, sai... O ne hanno uno o ne hanno due scarsi. Perché sì, la difficoltà è aumentata, ma neanche tanto alla fine, eh. Siamo arrivati qui. Benvenuto giovane allenatore, mostrami i tuoi cristalli Z. I tuoi gioielli. Oh, riconoscere ovunque quel bagliore dorato dell'Electrum Z. Bene, apro subito la barriera. Nella prossima prova dovrai affrontare un Pokémon di tipo spettro. Buon divertimento. Simpatica lei. Davvero simpatica.
Bene, siamo nel percorso 12. Ah? Con chi ci incontriamo qui? Con Api? Sì, infatti, perché altrimenti non potremmo andare avanti. E Andrea! Ciao! Un po' piccolina lei. Eccoti qui, ti sto proprio cercando. Ho pensato che se vuoi esplorare Ulaula, il modo migliore è farla in grappa di Mazdel. E per ringraziarti per quello che hai fatto ad Akala. Prego, allora. Lo volevo fare quando ci siamo incontrati a Mali, ma poi ho notato quanto è carina Lilia. Mi sono distratta e alla fine mi sono scordata. Sì, Lilia, stranamente nella community Pokémon viene considerata la best waifu, best girl, ma non capisco perché. Va bene, è carina, ma cavolo, c'è molto di meglio in Pokémon Sole e Luna. Che potrebbe essere considerato waifu material? Boh. Non è che aspettavo di averti nei pasticci per correre in tuo aiuto, eh. E Mazdel invece dice: sì, è vero, è strom. A proposito, tu conosci quelli dell'Ultrapattuglia? Sì, li incontro spesso. Credo che siano venuti qui per cercare una soluzione a qualche loro spinoso problema. Beh, se sono nei guai possono sempre contare sull'aiuto dei Pokémon e degli abitanti di Alola. Bene, per la prossima prova prosegui dritto verso il villaggio Tapu. Buona fortuna per il giro delle isole, faccio il tifo per te. Grazie, Happy. Anche perché poi comunque sia la incontreremo. E lei? Sabbi, pietre, roba secca, perdita d'occhio, ma con il fuoristrada Mazdel niente ti fermerà. Mettiamo allora il 4x4 con il fuoristrada Mazdel. Ci corro anche, oh yeah! Un'antiscottatura, ok. Voglio un attimino passare questa zona qui e poi fermarmi. Niente qui? Ah sì, eccolo! Volevi! Ah sì, ci si collegava qui. Solo per questo, niente strumenti? Ah, c'era lei in mezzo all'erba. I Pokémon devono essere forti e carini, questa è la cosa più importante. No, volevo solo un attimo controllare se c'erano strumenti e poi fermarmi, perché comunque sia. Nel prossimo video dovrei farcela fare tutto quanto il percorso e affrontare anche la prova di Malpi. Non dovrebbe essere un problema. Ah, anche lei ha un Pokémon d'acqua, un Tirtuga. Non lo vedo dai tempi di Pokémon bianco e nero. Ho perso anche se la mia squadra è forte e carina. Mamma. Vai a piangere da tua mamma ora. No. Oh. Trovo Elisir. Qui si conclude la strada secondaria con gli strumenti. Bene, Kuge. Nel prossimo video continuiamo il nostro viaggio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video che spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, domani affronteremo la prova di Malpi. Vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina di Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!